origine del vino e dà nome appunto al birrificio di vino, quantomeno alla birra che produciamo, proprio per identificare il fatto o ribadire il concetto che siamo in questo momento ancora la birra più alta d'Europa. 1816 è nato, non nel 1816, ma è nato nel 2001, il 10 agosto del 2001, e ogni anno, il 10 agosto, quest'anno compreso, facciamo una festa di compleanno, la auguriamo per la nascita del birrificio, e faremo una grande festa con un barbecue all'esterno e con musica, divertimento e voler stare insieme con il significato, uno dei grandi significati. Facciamo costantemente tra birre che sono la Helles, una Weizenbier e una Rauchbier, quindi una birra affumicata. Periodicamente facciamo invece altre birre che sono, lo identifico col nome del Pilsner, che stanno a indicare la birra, diciamo, del periodo. Io esprimo un pochino quella che era la mia voglia di far birra in quel momento, e quindi cambia di periodo in periodo la tipologia e lo stile di birra che andiamo a produrre. In questo momento è una Pilsner, quindi la tipologia di birra inglese, particolarmente amara, perché questa è la sua caratteristica, e quando ci si avvicina al periodo natalizio, comunque in periodi particolari dell'anno, produciamo delle birre che racchiudono quantomeno e raccontano un pochino quello che è il territorio del vino. Posso fare un esempio: l'ultima birra di Natale era prodotta con i lamponi e la canida, che è una particolare erba di montagna che cresce sopra i 2000 metri. Questa è una delle tante birre che in quel periodo, e comunque nei periodi di alta risposta, perché adesso stiamo producendo il caldo, qui si appagnerà lo schermo. Questa è la sala cottura, questo è il tino filtro, quindi caldare le bollicine tino filtro. In questo momento stiamo facendo una Helles, e è il grosso consumo, diciamo che questo è tutta la tendenza, ci si avvicina molto al mondo della birra, si conoscono gradualmente un po' tutti gli stili, e la gente spesso e volentieri comunque li apprezza, perché sta creando una cultura. Però la birra più consumata è la Helles, è la classica bionda che da anni e anni chiediamo al bar, perché tutti gli anni a Monaco di Baviera viene svolto il campionato mondiale dei beer sommelier. Vengono selezionati 50 beer sommelier al mondo che determinano quale per quell'anno sia la miglior birra al mondo, chiaramente nelle varie tipologie. Quest'anno ho l'onore di presenziare, spero di onorare nel miglior del modo, l'Italia. Mi sembrava giusto farlo presente, perché anche noi, quindi, anche l'Italia è presente in questo campionato mondiale, perché tutti gli amici di Mixbo, soprattutto quelli che bevono birra e la gradiscono, non solo la bevono, ma imparano ad apprezzarne le caratteristiche.